Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video recensione per quanto riguarda questo caso una serie TV sudcoreana che ho finito di vedere qualche giorno fa e quindi ho deciso di portare insomma su questo canale per quanto riguarda appunto la rubrica di recensioni random, dove abbiamo già messo anche il video recensione per quanto riguarda la prima stagione di Hazbin Hotel. E quindi oggi sono qui con voi per fare questo video dove in una prima parte ne parlerò ovviamente cercando di spiegarvi un po' la trama, cercando di farvi incuriosire se non la conoscete come opera e magari farvi appassionare, quindi convincervi a vederla. Quindi sarà una prima parte senza spoiler. Poi, quando ve lo dirò io, ci sarà poi la parte con gli spoiler. Quindi chiunque poi la vorrà recuperare potrà stoppare il video e rivederlo magari successivamente dopo aver visto ovviamente la serie, perché poi nella parte con spoiler vi dirò le mie impressioni a fine opera, quindi insomma un po' tutto quello che abbiamo visto. E quindi prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi e condividere questo video e gli altri video che troverete sul canale con i vostri amici, in modo tale da far iscrivere anche loro, di lasciare un bel like se il video ovviamente vi sarà piaciuto. Fammi sapere la vostra qui sotto se la conoscevate, se non la conoscevate, se vi è piaciuta la trama, se vi è intrigato o no. E poi seguitemi sui social, link in descrizione. Per quanto riguarda quindi Instagram, dovrete contattarmi in privato, vedere meme, sondaggi, essere aggiornati con gli appuntamenti nuovi che escono sul canale, e poi su TikTok e Twitch, dove continueremo a portare avanti altri contenuti. Ricordandovi la sessione abbonamenti attiva, qualora vogliate contribuire in maniera diversa alla crescita di questo canale, parliamo di questa serie TV coreana, che prima di tutto mi ha rapito, anche perché è la mia personalissima prima serie TV sudcoreana, titolata, cioè sottotitolata in italiano e quindi lingua originale, e quindi sicuramente è un mondo nuovo, da questo punto di vista, anche se io in realtà prima di aver visionato questa serie TV avevo visto Babylon, che è un anime, anche quello in lingua originale, quindi solo e soltanto subtitolato in Ita, entrambi su Prime Video, che trattano delle tematiche molto simili, uno in forma anime e uno in forma serie TV. Però oggi parliamo del potere della morte, magari poi vi farò un video recensione anche per quanto riguarda Babylon. Di cosa parla questa serie TV, tra l'altro dell'anno scorso? Praticamente è un thriller, è un poliziesco, da momenti in cui abbiamo il nostro protagonista, che appunto è l'ispettore. Scusatemi, ho la scheda con i nomi dei personaggi, anche perché sono tutti in coreano, quindi veramente è un po' difficile ricordarsi. Comunque, Kim Mo-chan, che fondamentalmente è, diciamo, il classico poliziotto un po' superante, oltre le righe, che però alla fine concretizza risultati, cioè quello che picchia, mena, non si fa fermare, diciamo, dalla circoscrizione delle regole della legge, però in qualche modo un po' avviandole, è quello che ottiene più risultati, è quello che comunque scagiona, è quello che comunque cattura i criminali, è quello che in qualche modo porta avanti le operazioni. Quindi è a comando di una squadra di polizia, diciamo, distrettuale rispetto alla squadra centrale. Sono un po' i rinnegati, quelli che fanno il lavoro sporco. E diciamo, è anche lui, diciamo, un personaggio molto interessante, che però a un certo punto si troverà, così come il resto della popolazione, almeno della Corea, di in qualche modo partecipare a un sondaggio, e cioè quello che poi dà il titolo alla serie, cioè il voto della morte. C'è un personaggio nell'ombra che si fa chiamare Gaetal, che ha una maschera di un cane, che fa dei video registrati dove fondamentalmente cerca di sottolineare quelle che sono le lacune legislative, diciamo, della legge, e che quindi di conseguenza a volte attraverso queste lacune i criminali che dovrebbero meritare pene più severe o comunque in qualche modo il rispetto della pena riescono addirittura a essere scagionati o comunque evitare quello che dovrebbero invece meritare. Quindi di conseguenza Gaetal cerca di proporre in qualche modo, diciamo, una sostituzione a queste lacune legislative, ovvero sia un sondaggio. Lui presenta ogni 15 giorni un caso, cioè spiega un po' chi è la vittima designata, chi è il bersaglio, ne spiega in qualche modo quelle che poi sono cioè quello che sono le accuse, quello che lui ha compiuto, e poi chiede semplicemente attraverso, ovviamente qui si parla di molto, cioè di un ambito anche molto informatico. Ovviamente questo Gaetal è un mago dei computer, dei cellulari, quindi riesce in una società ipertecnologica, tra l'altro, è la Corea dei nostri giorni, quindi ci sono TikTok, ci sono veramente tantissime piattaforme che noi conosciamo, ci sono social, cioè insomma l'utilizzo del cellulare in questo caso è anche molto utilizzato. Comunque lui semplicemente imponendo, diciamo, questo sondaggio a chiunque, fa una semplice domanda, cioè chiede al popolo fondamentalmente se secondo loro è giusto che il determinato bersaglio continui a essere impunito o meriti la morte.
preso come un gioco inizialmente, soprattutto col primo caso, ovviamente in qualche modo la popolazione presa anche di pancia, sentendo quelle che sono le accuse fatte al bersaglio primario, al primo bersaglio, allora di conseguenza molti votano per il sì. E diciamo la cosa viene anche un po' sottovalutata in generale, salvo poi trovare il giorno dopo il bersaglio morto, con appunto la scritta che è stato gaetale. Quindi di conseguenza da lì inizia questo rituale ogni 15 giorni di 15 giorni, dove lui si ripresenta con un nuovo caso e chiede di nuovo alla popolazione se è d'accordo che venga punita oppure no quella determinata persona. Deve essere ovviamente d'accordo almeno il 50% della popolazione, ma ripeto, di solito un po' per ignoranza, un po' perché si sente solo la campana di Gaetano o della magistratura, quindi non ci sarebbe neanche la possibilità di appunto, un giusto processo per comprendere quelle che sono invece l'altra campana, quello comprendere insomma quello che è la possibilità anche dell'accusato di difendersi. Il popolo in qualche modo presa anche da appunto da questa da questo sollevare un po' la responsabilità verso un'entità mascherata che tra virgolette seppure fossero d'accordo è lui poi a compiere l'omicidio, loro semplicemente hanno votato un sondaggio, quindi la popolazione si svincola anche un po' da questa responsabilità, inizia una serie di omicidi. E quindi i protagonisti, che sono appunto Kim Mo Chan e Jo Heo e fondamentalmente la loro squadra, devono iniziare a cercare Gaetal. Inizia però anche tutta una serie di in qualche modo storie intricate che sviluppano quindi anche i personaggi, perché poi abbiamo anche il professore Kwon Seok-jo, che in qualche modo rappresenta il protagonista di una storia parallela, cioè 10, non mi ricordo quanti anni fa, di preciso, comunque molti anni fa, 8 anni prima se non mi sbaglio, questo professore dell'università viene trovato che praticamente uccide colui che ha ucciso quindi l'assassino di sua figlia. Sua figlia, appena una bimba di 8 anni, è stata, diciamo, uccisa da questo ragazzo, e quindi lui viene, in qualche modo il professore decide di farsi vendetta da solo, appunto perché anche lì c'era stata una lacuna legislativa e quindi di conseguenza il ragazzo se l'era scampata per il momento, e quindi da quel momento in poi è stato incarcerato. Ma sarà il fulcro principale non solo della storia parallela, perché poi Gaetal, il professore che però è in carcere, la storia della figlia, il concetto del voto della morte, cioè di giustizia e di chiedere se sia giusto che chi dovrebbe andare in carcere magari non ci va per determinati motivi, vanno molto di pari passo. E colui che poi unisce questi due mondi, queste due storie, perché era presente anche nella storia di 8 anni prima della morte della piccola del professore, è sempre il nostro protagonista ispettore, che è collegato anche a quella storia. Quindi di conseguenza le due storie vanno e viaggiano molto di pari passo, e quindi bisognerà poi, attraverso lo sviluppo dei personaggi, attraverso anche una rete fitta di intrecci tra i vari personaggi e tutto, non solo cercare di catturare Gaetal, non solo poi iniziare a porsi il dubbio di cosa sia giusto, cosa sia sbagliato, perché a volte i criminali non vengono portati davanti alla giustizia, o se vengono portati non scontano completamente la pena che dovrebbero scontare. Ci sarà poi un rimando al passato, alla storia del passato, e quindi di conseguenza i personaggi del passato ritornano, insomma, è tutto molto intricato. E poi ovviamente bisognerà fare ogni volta il countdown, perché è molto difficile catturare Gaetal, ma nel frattempo lui ogni 15 giorni designa una vittima che in qualche modo appena un'ora prima, tra l'altro, lui dichiara chi sarà la vittima, quindi la polizia non riesce sempre a proteggere la vittima designata, anzi quasi mai, e quindi di conseguenza poi anche lì veramente sarà molto interessante capire come ogni volta si potrà risolvere la questione. È una serie TV veramente che mi ha coinvolto e convinto molto, prima di tutto perché molto moderna, molto contemporanea, molta azione, molto poco politica di correct, quindi tanta roba, molto irruenta. Anche la squadra di reietti, di poliziotti, diciamo, possono permettersi qualche libertà in più rispetto alla squadra principale che li affianca, e quindi di conseguenza scavare più a fondo nei meandri anche un po' della crudeltà umana, anche un po' del male che fa parte anche del mondo insieme al bene. Insomma, quindi sarà veramente una bella storia, e di conseguenza io ve la consiglio davvero tanto. L'unico contro potrebbe essere la durata: ogni episodio sono 12 episodi, ogni episodio dura 1 ora e 1/4 più o meno, quindi come se fossero 12 film, però vi dico la verità, in 3 giorni me la sono divorata, quindi veramente non riesco a trovare
particolari contro, se non il fatto che io, essendo nuovo in questo settore, ho difficoltà a parte che è sottotitolato, quindi non puoi mai perdere la concentrazione, ma poi i nomi sono troppo simili, quindi veramente è veramente difficile ricordarsi magari a chi si stanno riferendo se non c'è il personaggio anche mentre si parla presente, però tutto sommato tanta roba. Quindi chiunque voglia vedere la serie TV, qua finisce la parte senza spoiler, quindi vi ringrazio per aver visionato il video, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi ho convinto, e poi ci vedremo magari quando la finirete. Da questo momento in poi invece partiamo con gli spoiler. Via, praticamente quello che mi è piaciuto di più della serie TV, appunto, Nel Voto della Morte, è sicuramente l'intreccio tra i vari protagonisti, cioè il professore Kwon Seok-jo, la questione poi di addirittura i cinque Gaetal, quindi ovviamente era difficile che il nemico fosse uno solo, riuscendo anche a organizzarsi in maniera così strutturata da un punto di vista informatico, da un punto di vista fisico, di andare a uccidere le persone, da un punto di vista investigativo di sviare e scappare dalla polizia. Quindi interessante, non per forza nuova come cosa, ma comunque interessante il fatto che ci fosse una struttura organizzativa un po' più complessa. Ci sono appunto anche cinque Gaetal, anche se pure lì ognuno di loro non sa chi è l'altro, quindi comunque non c'è molta coesione, c'è una condivisione di ideali, ma non c'è coesione tra i protagonisti, tra i personaggi, quindi di conseguenza non fanno un grande lavoro di squadra, cosa che invece la polizia riesce a fare. Poi nel personaggio anche di Kim Ji-ho, molto interessante il ragazzo che poi sarebbe il figlioccio appunto del professore, perché lui comunque riesce, così come il protagonista si muove tra le due storie, passato, presente, Gaetal, professore, omicidi, Lee Min-so, cioè sarebbe che poi il figlio della politica che in qualche modo aveva deciso poi appunto la morte della figlia del professore, tra l'altro vicino di casa, quindi anche questo contrasto fisico molto vicino, cioè dirimpettai, dove la storia del passato si ripresenta con la storia del presente, quindi sono molto collegate, quella via è molto collegata geograficamente, fisicamente, concretamente, metaforicamente, insomma, e quindi è molto interessante. Diciamo, se il protagonista poliziotto è l'unione tra le due storie, anche il ragazzo che deve fare un po' il doppio gioco perché è dalla parte del professore in quanto figlioccio, in quanto anche lui vittima e orfano di una sorellina, ma dall'altra parte comunque amico della sorella della poliziotta, quindi di conseguenza, anzi quasi fidanzato, quindi di conseguenza è un liceale, è un ragazzo comunque, alla fine ha 17-18 anni, quindi comunque anche lui è nuovo in questo mondo e non vuole farsi corrompere troppo dal male. Quindi c'è anche questa contrapposizione molto interessante. Il fatto che alla fine finisca con molte porte aperte e che quindi di conseguenza ci sarà sicuramente una seconda stagione, tanta roba. Molto interessante anche per quanto riguarda un po' lo stile degli omicidi. Comunque, sempre interessante capire come l'omicida psicopatico decida in qualche modo, anche in maniera teatrale, di porre fine alla vita delle sue vittime. E poi, ripeto, anche il fatto che non ci sia il politically correct, che non ci siano comunque alcune situazioni abbastanza banali, che anche altri personaggi facciano un po' il doppio gioco, comunque ogni personaggio ha luci e ombre, quindi bisogna capire sempre un po' chi è il bene, chi è il male, chi è il bravo, chi è il cattivo. C'è un buon utilizzo dei personaggi, non ne sono troppi, però vengono utilizzati bene, e quindi insomma di conseguenza veramente la consiglio. Molto molto interessante la purezza del male, in questo caso diciamo di Lee Min-so, il figlio appunto malato, che è però un genio informatico ed è tra l'altro veramente il male incarnato in persona, ma soprattutto nella sua purezza. Cioè lui non vede neanche il male che fa, perché per lui è puramente quello che è, cioè è pura male, quindi per lui è purezza anche quello, che si contrappone invece per esempio alla purezza del bene della sorellina piccola. Di appunto della poliziotta di John Hyun, e poi anche il fatto che, per esempio, ci sia in qualche modo il rapporto tra loro che hanno perso i genitori per colpa invece di un altro personaggio che poi è unita appunto alla mamma di Lee Min-so. Cioè, insomma, comunque, veramente è una serie TV molto intricata, molto ben organizzata e veramente
ci sono stati episodi molto, molto, molto che mi hanno tenuto col fiato sul collo, ripeto, anche proprio per capire come moriva la gente, ma soprattutto capire quanti Gaetal c'erano, chi era il quinto, perché per un po' non si è capito, chi era il terzo, anche la guardia giurata, la guardia penitenziaria, che poi si scopre appunto essere uno dei vari Gaetal, invece aveva retto molto bene il gioco fino a quel momento prima, le lettere, capire ogni volta la contrapposizione tra le lettere e quello che era l'ideale di Gaetal, il tuffo tra passato, poi il ponte col presente, poi il passato, che aiutano tutti i pezzi insieme ad arrivare alla soluzione. Veramente, veramente una bella serie TV, io la consiglio e quindi sono stato molto felice di averla conosciuta. Ripeto, l'unica cosa è che è sottotitolata in italiano, quindi lingua originale è un po' difficile da seguire, poi i nomi sono troppo uguali, cioè io a volte facevo fatica a capire di chi si stesse parlando. Come storia, come trama invece, veramente tanta roba. Quindi fatemi sapere voi che ne pensate qui sotto nei commenti, se vi è piaciuto il video, noi ci vediamo a un prossimo appuntamento venerdì per quanto riguarda il video commento del 1123 di One Piece e alla prossima. Fate i bravi, studiate queste domande, lasciate un like, iscrivetevi, condividete e grazie come sempre per il supporto. Ciao ragazzi!